Io ho il compito di spiegarvi la nostra proposta di legge sul consumo di suolo in Regione Lombardia. Come avete visto anche da quello che ha detto Emanuele, è una proposta molto radicale e molto netta. E non ci siamo resi simpatici all'ANCE, l'associazione di costruttori che è venuta in audizione in Regione Lombardia. Per certi versi anche più netta rispetto alla proposta di legge del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, perché qui il problema è ancora più netto che a livello generale italiano. Allora, io vado molto veloce perché ho pochissimo tempo. Noi che cosa abbiamo fatto con questa legge? Innanzitutto abbiamo posto dei principi. Abbiamo detto che il suolo deve essere considerato un bene comune finito, come abbiamo visto fino ad oggi, e per cui non si può sperperare così a casaccio come è stato fatto fino adesso. Quindi un bene comune il cui utilizzo deve avvenire nel rispetto dell'interesse collettivo. Già solo sancire per legge questa affermazione, che forse per gente sensibile come noi è anche abbastanza, come dire, scontata, banale, in realtà non lo è affatto se messa in una legge. Quindi la prima cosa è stata mettere i paletti sui principi. Dopodiché abbiamo detto, facciamo una distinzione tra quella che è la città e quella che è la campagna. Esiste uno strumento che si chiama TUC, tessuto urbano consolidato, che delinea i confini della città, ciò che è considerato città e ciò che è considerato campagna. Noi abbiamo fatto la distinzione tra i due tipi di territorio e abbiamo detto, fuori dalla città tutto ciò che è agricolo non si tocca più, punto, fine. Siamo stati gli unici a dirlo in maniera molto molto chiara e molto molto netta. Quindi tutto quello che è fuori dal tessuto urbano consolidato è terreno agricolo che non si tocca più, punto. Dopodiché abbiamo detto andiamo a vedere quello che c'è dentro la città, perché non tutto è consumato in città. All'interno della città, di questo perimetro, ci sono anche degli spazi ancora liberi, degli spazi interclusi ancora liberi. Allora lì non ce la siamo sentite di dire non si toccano più, punto, neanche quelli, però abbiamo messo tutta una serie di paletti che, se tu tiri la fila alla fine, dice vabbè, non si toccano più neanche quelli. Perché cosa abbiamo detto? Dentro la città è possibile consumare suolo a queste condizioni. 1. Il comune deve dimostrare alla regione che c'è un'esigenza abitativa effettiva, dati demografici alla mano. Se tu non mi provi sta cosa, non li tocchi neanche i terreni all'interno della città. 2. Mi devi dimostrare, carte alla mano, tu comune, la regione, che non hai alternative, che non ci sono aree in disuso, spazi disabitati, non puoi fare azioni di recupero. Quindi solo se hai un'esigenza effettiva abitativa e non hai alternative di recupero, allora puoi anche pensare di andare a edificare. Ma non è finita, abbiamo detto 3. Aumentiamo gli oneri di urbanizzazione al 100%. Quindi tu vuoi consumare, cacci tanti tanti soldi. Poi abbiamo detto magari qualcuno ci prova anche. Ho detto quarta condizione. Quarta condizione, fai anche delle opere compensative, quindi non solo paghi di più, non solo mi devi dimostrare tutto quello che abbiamo detto, ma mi devi anche fare delle opere in compensazione rispetto a quello che vai a consumare. Quindi non è un no secco definitivo al consumo, ma concede proprio un millimetro in più rispetto a un no secco. Dopodiché, come abbiamo accennato anche in precedenza, il vero tema in Regione Lombardia non è tanto il consumo di suolo che nei PGT è considerato agricolo, quanto il consumo di suolo che nel PGT è considerato già in trasformazione edificabile, ma che non lo è ancora di fatto, quindi che c'è una previsione urbanistica di edificazione che complessivamente è pari a oltre 2 volte l'area di Milano, della città di Milano. Quindi se tu non intervieni su quello è una presa in giro. Puoi anche benissimo dire non consumiamo più suolo agricolo che da PGT è agricolo, ma se mi dai la possibilità di intervenire sul suolo agricolo di fatto che è in trasformazione, è previsto in trasformazione del PGT, mi stai un po' prendendo in giro. Allora anche qui abbiamo fatto una scelta radicale, perché c'è stata tutta una discussione infinita, però ci sono dei diritti edificatori e allora poi ci fanno il ricorso al TAR di qui e di là. Insomma, abbiamo approfondito la questione. In realtà l'ente pubblico, il governo della regione, del comune, può
dire tu hai un diritto edificatorio che magari non hai usato per 30 anni e io te lo tolgo. Io te lo tolgo perché? Perché il suolo è un bene comune che deve essere utilizzato in un'ottica di utilizzo pubblico, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo detto tutte queste previsioni edificatorie che magari sono lì da 40 anni, che sono state fatte in un mondo completamente diverso rispetto a quello attuale, decadono. A meno che tu ovviamente hai tutte le carte timbrate già pronte, c'hai la ruspa già accesa, e lì è chiaro che non puoi far nulla, però se c'è la possibilità, finché c'è la possibilità di toglierteli, io te le tolgo, così non se ne parla più. Dopodiché l'altro aspetto estremamente importante, anche questo l'abbiamo accennato, è la rigenerazione urbana, cioè il recupero di tutti quegli spazi che sono non utilizzati, sono abbandonati per vario genere. È lì il futuro dell'edilizia, è lì che dovrebbero puntare gli operatori. Noi non siamo contro il settore dell'edilizia, non vogliamo mica mandare a casa nessuno, non vogliamo certo creare crisi di nessun genere, non vogliamo che le aziende edili chiudano, però devono capire, ma ormai è una cosa comune, l'hanno capita tutti, l'hanno capita anche loro per primi, e l'ha capito pure Maroni che ci ha fatto un convegno pochi giorni fa, che l'attività economica delle aziende edili deve concentrarsi sul recupero dell'esistente. Non esiste più che tu mi scavi, mi lavori su un terreno vergine, devi recuperare tutto quello che c'è di esistente ed è abbandonato, perché è tantissimo. Noi in questa legge abbiamo previsto per esempio l'abbattimento del 95% degli oneri di urbanizzazione nel momento in cui tu vai a recuperare. Non era possibile togliere al 100% per tutta una serie di legislazioni, eccetera, eccetera. Vabbè, non si possono togliere, le abbattiamo del 95%. In questo modo tu hai un'incentivazione molto forte ad andare verso il recupero dell'esistente, e anche tutti i vari oneri e sovraccarichi che avevamo ipotizzato nel momento in cui si va a costruire qualcosa li abbiamo dedicati al recupero dell'esistente. Non è che tu comune ti pigli i soldi e ti fai qualcos'altro oppure ripiani i tuoi buchi che hai fatto di spesa corrente, no, i soldi che ricavi dagli oneri di urbanizzazione e dalle compensazioni eccetera eccetera li devi assolutamente in modo vincolante utilizzare per il recupero dell'esistente. E, io mi fermo qua, quindi Silvana, hai visto che sono stato brevissimo, non mi uccidi. E, vi ringrazio tutti. Io purtroppo nel pomeriggio non ci sono per il GDL relativo a questo tema, perché accompagno il professor Vannucci che ha fatto un viaggio molto lungo per essere qua con noi oggi, quindi lo riporto indietro subito. Però ci sarà Gianpietro Maccabiani ed Emanuele Garda insieme a noi, quindi qualsiasi approfondimento o considerazione potete farla poi direttamente insieme a loro. Vi ringrazio.